Grazie, signor poliziotto, grazie forze dell'ordine. Ci ammazzi quando vuoi, grazie per aver ammazzato mio figlio, i miei figli. Aver provato di spezzargli le braccia senza motivo, per futili motivi, per problemi vostri interni. La ringrazio. Lei ha sempre ragione. Segue sempre gli ordini. Sempre, sempre, segue gli ordini, sempre che le danno i suoi capi, eh? Grazie, grazie, grazie. Fate sempre a come si usa. Ci ammazzi quando vuole, voi così perfetti, così. Voi avete sempre ragione, grazie, grazie. Grazie, forze dell'ordine. Voi avete sempre ragione, ma lo sapete solo voi, però. Grazie per la sudditanza, per la sudditanza, per appartenere a questo sistema di ciarlatani, fanfaroni, in nome del presunto bene. Grazie, grazie, ammazzateci quando volete, voi sì che avete sempre ragione, voi tutti. Ancora, ancora così. Mentre vi sparate fra di voi, mentre avete bambini, avete soldi, avete armi, in mezzo a figli, bambini e cose, sì. Solo voi avete ragione, solo voi, lo sapete solamente voi. Complimenti. Anzi, cosa volete? Cosa volete? Altri soldi, altre doppia, tripla, quadrupla paga. Quando... Hello people and the peoples. Logicamente i miei sketch, quello che dico, non è mai rivolto e volto, cioè non è mai, non deve servire per sminuire, sminuzzare, tritare, eliminare, rendere ancora peggio quello di cui non ci potremmo mai liberare. C'è un sistema governativo, un sistema statale e quindi delle persone che fanno un lavoro, 2, 3, 4, 5, e per migliorare, ricordate quello che vi sto dicendo, qualunque cosa dovessi dire. Questo non lo dico per paura di essere frainteso, ma lo dico per... Vieni! Per lasciare qualcosa di meglio e non qualcosa di peggio. Avete visto, no? Roma, un esempio, come è stato qui, che la carabiniera, questa dove dovevo andare a parlare, che volevano che andassi a parlare con questa giovane Letizia, sparatori in famiglia, il poliziotto, probabilmente erano anche quelli che sono venuti a casa mia, non lo so, o che sono andati a cercare a Zani, con bambino annesso e connesso, perché giustamente i giudici li lasciano lì dove ci sono, sennò come fanno a fare soldi, e i magistrati. Sempre ricordatevi che quello che dico non è per sminuire, né per sminuzzare, né per uccidere, eliminare nessuno, ma per costruire qualcosa che non sia questa porcheria di sistema che avete, ancora che vi ciucciate, mafioso, corrotto, soprattutto lì dove non lo sembra completamente. Tu vedi uno che ti viene con una pistola a rapinare, a uccidere, a fare, sai perfettamente di che cosa si tratta. Quando tu vedi una persona in divisa con dei foglietti, con delle carte, con delle cose, con pistola, annessi e connessi in gruppo, cosa devi pensare? Cosa si dovrebbe pensare? Che vengono per il tuo bene o per sistemare le cose, che sono la giustizia. E se invece non lo sono, cos'è peggio? Almeno quello lo vedi che sta avvenendo. Dice, sono un rapinatore, sono una cosa. Questi che cosa vengono a dirti invece? Noi siamo la giustizia incontestabile, e viene divulgato
dagli avvocati, anche dai giudici, dai tribunali, e dalle lei ha avuto un problema con la polizia. Sì, mortale. E non è un spinello. Per quello che mi riguarda. Poi se si nascondono dietro lo spinello. Ah, quando hai di essere rosso su spinello. Tutta sta gente strammata in famiglia. Ah? Malattie incomprensibili. Con spiegazioni da cose, da ovetto Kinder. Cose che capitano. Come la sorpresa. E poi che divulgano quando lei ha avuto un problema. Sì, ho avuto un problema con la polizia. Sì, con i carabinieri, con i magistrati, più di un problema. Allora, intanto, come l'ho avuto anche con gente di strada. Intanto, però quelli almeno vengono e ti dicono: siamo più forti di te. Ti vogliamo soverchiare. Questi che dicono, siamo persone giuste. E in più la famiglia cioè la gente attorno è tutta una. La polizia è incontestabile. Guarda cosa dicono gli avvocati. Poi usano questi avvocati, che non è quella la legge, perché è incontestabile in base al loro sistema. Ma neanche delle questure, della polizia, del loro gruppetto. Cioè è come un medico, ha sempre ragione in base a quello che ha scritto lui. È come un medico, è come il giuramento di Ippocrate, dice: io sto facendo bene il mio lavoro. Poi se sei ritardato mentale, se sei corrotto, cose certo non te lo scrive il poliziotto se gli hanno puntato una pistola. Quindi il loro racconto è basato su una presunzione, ma chiude il loro, non è la verità. Questo dovrebbero divulgare gli avvocati. Quindi quando io vengo inseguito da un poliziotto che ha sparato una poliziotta, questo è l'ultimo dei casi, che si sono sparati fra di loro, insomma, davanti a bambini, con bambini a carico, probabilmente per delle cose fatte dai giudici o da un sistema che governa i giudici, politico. Cioè, ma chi mi ha visto fare sparare l'uovo poliziotto? Per capire dopo che sono morto se c'è qualcuno che gli interessa di uscire e dire: no, aveva torto, lo spacca a rotella, dopo che quello già è morto. Ma dove la prendete la legge? Queste sono le leggi che spingono gli avvocati, che stanno dicendo una legge, ma ne stanno omettendo, stanno nascondendo 30 leggi più importanti e internazionali. Non vale un cazzo la testimonianza di un poliziotto contro una persona, perché c'è le false dichiarazioni, basta una denuncia di false dichiarazioni. Quindi anche un poliziotto che ha ragione, viene smontata la cosa, proprio per colpa del sistema vostro stesso, che volete avere ragione dove non ne avete, e quindi avrete torto dove avete ragione. Questa si chiama mafia. Gli avvocati, i poliziotti, i carabinieri, i magistrati, un bambino innocente che ha in testa e in bocca gli esce questo, è mafia. Mafia è un sistema politico, giuridico, quindi sociale, di mafiosi. Allora voi dovete pensare una cosa: quando nacque mia figlia, mi ricordo che la mia ex moglie, la Maria Michela, andò al e ne parlo. Anche se la polizia mi dice: lei ancora ne parla, lei non ne deve, poi mi mandano i CAT. Cioè, quindi vogliono parlarne loro, chiudere, mettersi una firma e farsi il loro giretto. Non è mafia, chissà. Allora, vi sto dicendo, la cosa, come si chiama, la mia ex moglie, quando è nata mia figlia, eravamo qua a Siracusa, a parte le puntine, le cose, aveva avuto dei problemi, io ero preoccupato perché a me mi avevano fatto delle cose,
Quando eravamo qui, la portai in ospedale che ha avuto un attacco. Io stanotte ho avuto un attacco di colite pazzesco. Lei che cazzo di merendine di merda là della Deco. Penso, mi sono mangiato un quartino in più e mi sono sentito male. Allora, vi stavo dicendo. Allora, questa mia ex moglie l'ho portata in ospedale perché proprio gli si erano aggrinzite. Secondo me gli avevano messo dei veleni o gli avevano messo qualcosa, qualche trattamento per non fare fumare o qualche cosa bianca. Ma mia figlia l'abbiamo tenuta. Ah, questo sei tu che litigate lì. Litighiamo, sono io. Cioè, io sono stato a farla vergognare fino alla morte perché era rimasta incinta a posto di studiare a Bologna, a farla piangere incinta perché io che me la sono sposata e che me la sono cresciuta e che mi sono accollato alla famiglia, io sono stato che mi dicevano, gli dicevano in che stanza dovevamo dormire con i genitori accanto lì in Molise. Che non potevamo cambiare l'appartamento anche se costava andarcene per i fatti nostri, anche se costava 100.000 lire, che dovevamo mangiare a casa loro, che dovevamo stare dove dicevano loro, che eravamo qua a Siracusa chiusi in una stanzetta con tutto che c'erano 500-600 metri come in Molise con i suoi genitori di appartamenti e di cose dove potevamo andare a stare, che non si tenevano neanche i bambini, neanche qui mia madre non se li teneva perché li piangeva, perché li faceva, perché che eravamo sempre chiusi dentro una stanzetta manco l'aria condizionata avevamo, perché erano gli anni 2000, ce l'avevamo però era messa in un'altra stanza e tutte queste cose qui. Io glielo ho causati, io a farla vergognare. La figlia nata, quella era perché vi facevate lo spinello e vi siete innamorati. E voi di che cazzo vi siete innamorati? Che fate sti lavori, che votate sta gente, che fate ste famiglie finte e ste cose finte. E vi siete innamorati della mafia, che chiamate antimafia, eh? Finta giustizia, la figlia dello spinello era, capito? Sendo a me, sendo a mo. A canne fumo cannano. Ma la scusa. Poi non era neanche uno dei miei, forse lei gli piacevano, la mia ex moglie. Sì. Mia figlia era la figlia dello spinello, la figlia della colpa, la colpa, quindi io la facevo stare male. Ma che spacchio di società, di suckers. E poi ve le risucchiate così, capito? Comunque. Vi ho detto perché parlo io. Ora parlano, poi la storia si ripete, ora parlano dei rave con la musica rap, che non c'entra proprio in Italia, non c'entra un trap, rap, non c'entra proprio un cazzo. Rave in Italia sono dei sound che si uniscono solitamente con delle musiche techno, cose, c'è qualche sound ragamuffin. Fanno vedere tutti questi, come si chiamano, dei litorali, Rimini, Romagna e cose, fanno vedere, hanno fatto vedere, hanno acchiappato nei loro canali, perché ce l'hanno con Fazio, ce l'ha con Fazio, vedevo, ma secondo me è un gioco di burloni, di burlonerie, questo che guadagna, non so, io non lo so, non mi sta simpatico, io non l'ho seguito, non ne ho idea. Cosa pensa e che cosa non pensa, ma chi lo dice? Uno che viene pubblicizzato, una Salvini o altra gente che viene pubblicizzata tutte le mattine da questi programmucci che ci sono domenica mattina, svegliati la mattina, quanto guadagna quello Fazio? E voi che ogni mattina avete tutto questo rigiro di meteo insieme a presunti ciarlatani che parlano di quello che succede con tutti questi giovincelli o vecchio, insomma, giornalmente c'è una cosa continua di bufale, di bufale, queste stronzate di gossip. Quello fa un programma che guadagna 3 milioni di euro l'anno e voi che buttate tutti i giorni quintalate di merda in televisione dalle 8 di mattina alle 7 di mattina, un pugno di stronzate di giornali di mattino 5, mattino 1, mattino.
tante di quelle. Ora hanno invitato stamattina, facevano vedere quello della Romagna, gli imprenditori di questi lidi balneari che hanno paura che vengano quelli dei rave 40 scalmanati, a posto di che gli distruggono il litorale. Il litorale li distruggono. Non si parla più che il litorale è stato distrutto dalle intemperie. Cali, Tofì. Niente, già non si può stare, un caldo. Mamma mia, il litorale. Vieni, vieni. Non è che si preoccupano di quello, perché ora ci sono tutti i volontari. Ho visto anche gente con la sedia a rotelle. Con la sedia a rotelle. Ho visto persone zoppe, claudicanti. Case già rotelle, andare ad aiutare nelle cose. Una cosa impressionante. Come questi del traffico, qua li mettono altezza marmitta con le sedie a rotelle. Scusate, non lo dovevo dire sedie a rotelle, perché costruite tutto un discorso dove sono io il maleducato. Perché gli assassini e le istituzioni assassine le dovete votare, non gli si può dire niente, perché assassini educati. Gli assassini e poi lo ricoprono con cose finte. Voglio capire che ste cazzo, non guardate la televisione, vado a tagliare la televisione, ve la dovete guardare la televisione, registrate e le mettete al loop e li denunciate in base alle cose che hanno detto in televisione. Pezzi di storia di merda finta. Questo è un mondo di psicopatici, soprattutto in certe nazioni, dove è finto il bene, quello che fanno, quello che raccontano è roba finta. Ora gli hanno, quindi vedetela, registrate. Dice, queste persone tutti i giorni stanno raccontando delle favole, cioè non si parla, hanno mandato gente a spalare a posto di spendere i soldi per dei professionisti che fanno questo lavoro. Cioè, come al solito, ricoprono tutto con un finto perbenismo, una finta giustizia, un finto. Questo è il... C'è una persona che mi sta guardando da... Andate all'ombra, andate all'ombra. Anche io manco il cappellino, perché ho paura questa e questo. Ieri mi sono comprato la crema, quella potente, la crema quella protettiva potente. A posto di stare attente per quattro scalmanati che sono, che si organizzano per feste, poi tutto chiamano rave, tutto chiamano, tutti i giorni questa disinformazione, sta roba, non c'entra un cazzo. O comunque, se c'entra, fate in maniera che non ci siano risse, non ci siano morti. Andiamoci a mettere più avanti, andiamo, che non ci siano troppo situazioni. Come si fa? Come facevate una volta? Come fate ancora? Solamente dovete farli lavorare bene e non farli lavorare ad ammazzare la gente, ma a evitare atteggiamenti di eccessiva violenza. Dove c'è la morte, non penso che nessuno va a fare un rave per morire, o va a, dice che vanno a divertirsi, quindi prenderli di contropiede, solamente che tante volte i giovani non riescono a capire, i ragazzi, soprattutto insegnati da Fini e Giovanardi, non possono capire, perché hanno due scelte, o illegale o legale. Legale significa non fare più niente, ma vivere in mezzo a persone che fanno queste cose qua, c'è una presunta, e illegale, e poi si ritrovano l'illegalità.
cioè che si può fare alla fine tutto, basta che si fa in maniera legale. E quindi non c'è nessuno che ti insegna bene le cose. Allora ci vorrebbero persone che insegnano, che spiegano ai ragazzi di evitare la mortalità, anche se c'è eccesso, cose pesanti, per evitare appunto di essere privati delle feste, delle cose, che diventi divertimento e non una guerra mortale, dove poi avrete degli stupidi che vi attireranno nel loro gioco di guerra, quando invece voi andate lì a divertirvi in maniera giusta, in maniera sbagliata, non facciamo diventare in maniera mortale in tutti i sensi. Questa è la mia opinione, che ho studiato il rave, ho studiato ravioli, tigelle e cose varie, tignatine. Il problema della costa romagnola, delle spiagge, dei litorali, delle cose è stato, sono i rave, l'eccessiva acqua che è caduta dal cielo, solo in un punto, accanto no, perché c'è gente che dice no, qua ha piovuto, poco, normale. Non è che sono che non ci sono i canali, non ci sono che è tutto tipo una storia del genere, eh? Con tanto di firme, controfirme e stipendi. Mosche mi stanno. Bici! Bici! Dice che non c'è un cestino, guarda quanta gente c'è e non c'è un cestino, ma non a dire. No, perché sennò ci sono quelli che. Oggi abbiamo ciclisti di tutti, di tutte le cose. Buongiorno, salve! Attento, guarda avanti, vabbè che ancora guida la mamma. Poi il ciclismo, ho parlato con certe persone a livello amatoriale e professionista. Si abbummano come i ciclisti. Vabbè, ragazzi, non è vero, non è vero. Lo sport è sano. Come sacro l'ano. Puritano, ricordatevelo, nell'ano di suo impare e dall'ano ci potete mangiare e con l'ano non fate battute. Guardate, voi volete ascoltare, io ho studiato queste cose, no? Discoteche, rave, stati alterati, stati modificati di coscienza. Che non c'è solo con l'induzione tramite sostanze, ma c'è anche per fatti sociali. Allora, voi lo sai che dovete fare? Voi mettete, allora accendete la musica forte, le casse belle che vibrano con la musica, quella che gli piace a loro. Voi vedrete che quelli buoni e bravi, cioè quelli che vanno lì per divertirsi anche se sono fuori troppo, staranno, cioè, appena gli spegnete la musica, loro che sono tutti così, pum. Se gli rimettete la musica, sono tutti vicini alle casse. Poi prendete una cassa, e mettete quel tipo di musica, e spostatela. Voi vedrete che loro seguiranno la cassa con la musica. Appena gli spegnete la musica, loro si spengono. Allora, questi sono quelli che vanno lì per la musica, per ballare, per drogarsi, ma non per uccidere o per uccidersi. Così riuscite a fare una soluzione, una selezione. Così nelle discoteche e in tutti i posti dove ci sono certi eccessi e certe cose. Attaccate e staccate la musica. Guardate. Dico una cosa, che resti, aspetta, intanto controllo se si deve leccare, che resti fra noi, non glielo dite a nessuno, tra noi e gli sbirri. Se li volete, che so, volete interrogare, volete controllarli, volete
dice vieni qua, non vi ascoltano. Prendetevi una cassa di questa Bluetooth GBL, una Cambridge di queste piccolette però potenti, mettete bella musica hardcore, techno, trance di tendenza e camminate, loro vi seguiranno, loro vi seguiranno. E poi li cominciate sulla musica a vocalizzare: come ti chiami, cosa stai facendo qui, cosa ti sei preso, non essere rissoso, non fare troppo il prezioso, buongiorno, buonasera. Ancora è primavera. Fate una cosa del genere, poi li salutate, buongiorno, li perquisite anche mentre se hanno armi, se hanno, se trovate qualche cosa gliela rimettete in tasca, se ne hanno troppe gliele levate, ne lasciate una e due, come facevano i buttafuori al 06, al Cyborg, e non le utilizzate poi queste cose per fare del male ad altri, è che quello che sequestrate poi lo mettete alle donne, alle bambine, non glielo dire a nessuno, vabbè? Ciao a tutti, bello. Ricordatevi che ci sono delle ottime alternative, cioè delle cose tipo il ginseng, la witania che l'hanno levata dal mercato, la ginkgo biloba, insomma queste cose qui possono, come la liquirizia può alternare la sigaretta, ecco, o altre cose. O il tempo, un po' di sport può alternare delle cose. Lavoro, un hobby, un impegno, per non cadere nel vortice. Che esiste, anche se alcuni dicono che non esisterà mai più perché sono arrivati loro. È proprio chi fa così che fa in maniera che ci siano vortici pericolosissimi. I vortici esistono, però si potrebbero creare dei vortici meno pericolosi a posto di illudere le persone, che poi è peggio. Questo ho studiato e questo vi dico.